democratico europeo ha dovuto saltare un turno, restandosi lì attacca con la nona edizione, che presenta qualche particolarità per via degli effetti della pandemia, perché gli accessi, come potete immaginare, ancora non sono liberi, soprattutto come lo spiegherà l'assessore nel fine settimana. Con noi ci sarà anche uno dei sei autori che espongono, Albertina D'Urso, la prendiamo tra poco e poi scambiamo qualche parola con lei prima della visita che sarà condotta da Claudio Argentino. Facciamo fare un'introduzione a Guido Bragato, assessore al cultura del Comune. Grazie tanto, siamo microfonati. Buongiorno a tutti, con delle parole di Marco siamo ovviamente molto, molto felici di poter riaprire anche qui, pian piano, i vari luoghi della cultura, un po' come tutto, riaprono anche qua a Legnano. Per fortuna riusciamo ad organizzare anche con qualche accorgimento però le nostre iniziative, le mostre e le definizioni. Nuova edizione del Festival Fotografico Europeo, siamo anche qui molto, molto contenti di proseguire in questa collaborazione che tra l'altro ha anche il significato di portare avanti un lavoro che coinvolge diversi comuni di diversi territori della zona. Importante bene che si sia riusciti a ripartire dopo tutte le incertezze avute con la chiusura del 2020 e le incertezze che abbiamo attraversato nel cercare di riprendere questo percorso. Avevamo immaginato di partire anche prima, speravamo di poter ricominciare già nel mese di aprile, poi ovviamente le condizioni si devono verificare giorno per giorno. In questo periodo siamo arrivati quindi qui a questa giornata metà maggio, ma appunto un gran bel risultato visto